Ottimo. Buonasera a tutte, Moaddin, tutti stasera, oppa, ogni tanto abbiamo qualche uomo, è vero. Moaddin le simcha, chagim muzmanim le sasson, in questa festa di Pesach, festa della liberazione, che Hashem ci liberi, ciò smonetta, ruhabata, Trieste. Ecco, benvenuta al shiur che di solito è giovedì sera, che domani ovviamente non è fattibile essendo Chag, l'ho anticipato dunque giustamente di un giorno, e anche perché stasera, come vi ho scritto, è l'anno di mia sorella. I 12 mesi l'abbiamo fatto un mese fa, il 20 di Adar Bet, perché essendo 13 mesi quest'anno, anno bisestile, però dunque 12 mesi abbiamo, diciamo, commemorato, e adesso stasera è proprio l'anno in cui è un anno da quando purtroppo mia sorella è venuta a mancare, mia sorella di 53 anni, che era shliha del Rebbe per 30, più di 30 anni in Congo, a Kinshasa. Dunque, quando si Menuchata parla Began di Eden. shlichuyot, Menuchata Began amen, Eden. amen, amen, amen. Amen, amen. Vedo un secondo, Orian. Ah, Orian, sì, so chi è. Oui, bonsoir, Efrat, ma chérie. Je t'ai Bonsoir. bria. Bonsoir, ma chérie. Gamma. La mia amica francese, che abita in Israele, mia sorella, praticamente più di una sorella, cioè non biologica, ma più Ebrea. biologica. Je t'ai bria, saci comprends, sorella. Sì, parla francese, inglese, ebraico, un po' meno di italiano, ma capisce. Shetibria Efrat, Bechole Varech Begitaech Begufech Benachet Haim Nitzchim Re'im Im Baalech Ve'eladim Nachat Kol Tuv. Sono emozionata di averla con me. Lo slancio di affetto che si esprime in brachot nel mio caso. Allora, come dicevo, un anno fa mia sorella è mancata, dopo 3 anni e mezzo di questa, come la definiamo giustamente, maledetta malattia che Hashem la cancelli dalla faccia della terra, questo bruttissimo male. E volevo allora ovviamente fare anche qualche divrettorà e allo stesso tempo ricordare mia sorella e la sua unicità, perché sappiamo che Bishvilini Vraumlam, no? Si dice questo famoso detto, il mondo è creato per me, nel senso di responsabilità, ma non solo. Perché veramente ognuno di noi ha una missione in questo mondo che è solo sua e che solo lui o lei può compierla. Il marito di Silvia Diceva ha conosciuto di persona mia sorella, perché a suo tempo viaggiava molto in Congo Poi infatti ha ricevuto il messaggio da Rav Shlomo. ecco, dell'anno. Giustamente, e Shlomo è mio cognato, per chi non sapesse, e dunque suo marito, marito di Yeshiva, ha conosciuto proprio di persona mia sorella Miriam, e allora volevo dire qualche vartorà e legarlo a mia sorella. Allora, prima cosa, siamo veramente appunto vigilia di Pesach. Mia sorella si chiamava Miriam, ed è mancata la vigilia del settimo giorno di Pesach, che, come sappiamo, il settimo giorno di Pesach si legge, è il giorno in cui perché siamo usciti dall'Egitto il 15 di Nisan, ma le famose acque si sono aperte appunto il 20, quel 21, diciamo, oggi il 20 è la vigilia, e mia sorella è mancata proprio la vigilia appunto di Kriyat Yamsuf, dove conosciamo, sappiamo tutte, che Mosè con tutto il popolo innalza questo canto di Hodayah, di ringraziamento ad Hashem, che tanto che fino a oggi, tutti i giorni, nella Tfilah di Shachrit, noi preghiamo, che è l'Asia Shir. E, attenzione, scusi uomo, ma parliamo giustamente di mia sorella e dunque delle donne, ma c'è ovviamente la Shira di Miriam, che viene letta appunto Shvi Shel Pesach, e che mia sorella è mancata proprio Shvi Shel Pesach, che è stata sepolta, era un venerdì. Si sa che chi viene a mancare di venerdì, e soprattutto viene sepolto dopo Ben HaShemashot, prima di Shabbat, sono neshamot di grandissime neshamot, che non assaggiano
l'inferno, il Gehinnom, vanno direttamente nel pianeta. Dunque mia sorella è mancata venerdì pomeriggio, Erev Shvi'i Pesach, Erev Shirat Miriam, che si chiamava Miriam, quel giorno purtroppo è mancata anche un'altra Shofar del Rebbe, che si chiamava anche lei Miriam, anche lei di brutto male, che ricordiamo. E vi ho detto anche che la stessa data, ma più di 30 anni fa, è mancato anche il figlio di Rav Cheskia, Eliau, Raffaele Eliau ben Rachel Belevi, che famiglia a cui noi siamo molto legati. Da mia mamma ha studiato a scuola con la mamma di la signora Cheskia, mio papà aveva portato Rav Cheskia come shaliach a Milano, e mio papà è sepolto vicino, cioè Levi Cheskia è mancato esattamente un anno dopo mio papà ed è sepolto vicino a mio papà, e attaccato a mio papà c'è mia sorella Miriam. E dunque è il figlio che è mancato questa data, dunque anche lui era Shvi'i Pesach, anche sepolto non lontano da suo padre, da mio padre e da mia sorella. E come si dice presto, che la morte venga inghiottita completamente e potremmo condividere solo e soltanto gioie e buone nuove. Parlando di Miriam, allora, prima che il nostro More, che è ancora con noi, volevo dire qualche, ecco, parliamo un po' di Gmarà, ecco, anche se siamo donne, ma riporto un po' di Gmarà. Parlando di Miriam, dunque, che abbiamo detto che è una delle figure clou protagoniste della festa di Pesach, perché se la festa di Pesach esiste grazie a Moshe Rabbeinu, che faceva da tramite tra noi e Hashem, e che ci ha fatto di fatto uscire dall'Egitto con i miracoli di Hashem, ma se Moshe è nato è solo, e sappiamo tutte, grazie a Miriam. Allora riprendiamo un po' le diverse Gmarot che ci parlano di Miriam e di Moshe Rabbeinu, dunque rimanendo in tema Pesach e mia sorella. Allora, abbiamo dei punti molto interessanti a proposito di Miriam. Ecco, e la mia amica, voi vedete qui Orian è il nome della figlia, perché è entrata con il nome della figlia, Orian Barakha, però la mia migliore amica, come vi ho detto, del cuore, in Israele, e tutte voi anche, mi raccomando, e anche Ruth, che adesso è appena entrata, anche lei da Natalia, del Israele, e Francesca, che saluta. Non posso stare. Lo so, però qualche minuto, ecco, ho visto le foto. Saluta tutte le tue amiche, da parte nostra, Moadim le Simcha, Chagim Uzmanim le Sasson. Grazie, grazie. Scusate, ma lontano, ecco, un attimino, vediamo se posso aspettare 5 minuti. Ecco, se ce la fai qualche minuto, almeno un punto dei svartora che volevo dire. Sì, allora, Lehentovim Varukin, la mia amica Miriam, Efrat Miriam, e la figlia anche di Nicole, che dovrebbe entrare anche lei fra poco, si chiama anche Efrat Miriam, e Shetibadur Lehentovim, come si dice. Allora, nome, come riportato appunto nel Talmud. Allora, che Efrat di Miriam, così è scritto nel Talmud. E a proposito di David Amelech, c'è scritto che David ben Ish Efrat, che David Amelech dipendeva da, era, discendeva, pardon, da un uomo di Efrat. E allora, che sappiamo che David Amelech era discendente di Miriam, ok? Adesso, tra i nomi che Miriam aveva, allora, Pua è quello che tutti conosciamo, che è riportato da Rashi, che appunto le famose due ostetriche, Shifra e Pua, Shifra Zulefevet, Pua Zulmiriam, Shifra Shemeshaperet et Vlad, Pua Shehoga la Vlad. Dunque abbiamo Miriam in quanto Pua, quella che rappresenta la gioia, poi ritroveremo questo punto molto forte da Miriam ancora, e dunque quella che porta gioia, ciao Fayamushka carissima, e apprezzo tantissimo che sta portando il marito dal dentista, ma carissime tutte, apprezzo tantissimo. E allora, cosa dicevo, che dunque in questo nome Pua, che canta, rallegra il neonato, in questo caso
andando contro il decreto di Parò. Dunque, Miriam era quella che portava la gioia, dunque non solo, come poi vedremo nella durata di Sanhedrin, Masechet Sotà, Masechet Sanhedrin, Daf Samechet Amud Bet. E fra tonton, si ci permette, ma una delle giornate è e fra lo faccio io un attimo, grazie, un attimo. Ok, a volte si dimentica, vedi Zvi, non solo da te si dimentica di essere ecco, voilà. Dunque, se volete partecipare, sarò felice di sentirvi, ma dovrete riattivare il muto. Ok, allora, come dicevo, dunque questo aspetto di gioia, di tranquillità, di serenità che Miriam emanava e trasmetteva dunque ai bebè, e con questa sua fortissima, importantissima qualità, qualità che, come sappiamo, il due Tashem e Simcha, dobbiamo noi tutta la Torah applicarla con la gioia, con la Simcha, no? E dunque Miriam già questa qualità era una sua qualità molto particolare e molto forte. Abbiamo però un altro nome che pochi conoscono, che è Azuva. Nel Divrei Hayamim, Perek Bet Pasukim Tet, c'è scritto Vatamot Azuva, moglie di Caleb, cioè che Azuva venne a mancare, moglie di Caleb, e Caleb vaikachlo et Efrat, dunque si sposa con Efrat, vateledlo et Hur, e nasce Hur. Hur sappiamo che è figlio di Miriam. Adesso un attimo, Miriam o Azuva? Ok, un conto può, ma Azuva. Allora, e dice qui che è venuta a mancare Vatamot. Allora, la Gemara spiega che in realtà non era venuta a mancare, ma è stata colpita dalla lebbra, dalla zarat. E si sa che, come riportato nel Talmud, Masechet Nedarim, Daf Samech Daled Amud Bet, che Metzora Hashuv Kemoed, colui che è colpito dalla lebbra, è considerato come morto. Dunque non è che Miriam fosse morta di fatto, ma ha avuto, è stata colpita appunto dalla zarat, dunque considerata morta. Dopo che è guarita da questa piaga, no? Che il, come riportato anche nel Shemot Rabba, e Caleb la risposa, e Vasavali Kuchin Shmini, dunque si chiama un secondo, diciamo, matrimonio, chiamiamolo così. E dunque questo è un punto anche interessante che tanti non sanno. Un altro punto bellissimo, sempre su Miriam, che quando si parla, no, di questo concetto Vatar Vatelet, sono contenta che Nicole è entrata. Nicole, ci sei? Perché sto spiegando sul nome di Miriam. Miriam, ciao. La lezione dedicata a mia sorella, Lea Shalom Miriam. Shtibadel Lechem Tovim, tua figlia Miriam Efrat, adesso abbiamo spiegato anche di Azuva, che è anche un altro nome di Miriam, che è stata abbandonata una volta morta, ma non veramente morta, una volta che era colpita dalla zarah. E quando si parla del termine Vatar Vatelet, quando rimase incinta, e si riferisce di solito a donne virtuose, zikaniot, che non rientrano appunto in questo decreto, diciamo, di Chava. E allora, perché quando, questo a proposito di Yocheved, quando nasce Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, che come sappiamo appunto nasce grazie al consiglio di Miriam. E infatti, quando, come sappiamo, è poi riportato, è riconosciuto questa, è riportato anche da Rashi, che cosa è successo, a proposito del Pasuk, Vayelech Ishmi Bet Livi, Vekachet Bat Livi, un uomo della tribù di Levi va e si sposa con una figlia di Levi. Allora, vaiele halicha, l'andare, cosa intende? Andare, allora, è seguire un consiglio. Infatti, come vediamo nel Teilim, Asherei Asher lo halach beatzat reshaim, beato l'uomo che non va, non segue i consigli dei reshaim, e si usa questo termine, questo verbo di halicha, di andare.
Dunque dice, dove è andato questo Amram? Questo... Allora, secondo Rabbi Yehuda Bar Zavina, riportando il Talmud, abbiamo un uomo con noi oggi, dobbiamo parlare di Talmud un po'. Allora, Alaha Hare Atzat Bito, vi riporto testualmente la Gemara, e che dice il Tana, Tana Amram Gadol Adoraya. Amram era la guida, diciamo, della generazione. Amar lasciava Moedemi e si è posto la domanda, ma noi ci diamo da fare per niente? Dopo il decreto del faraone che ogni con la bena iloda aieora tashtifuve con la batte cheun che ogni figlio maschio dovete gettarlo a Nilo e ucciderlo. Allora è inutile che rimaniamo con le nostre mogli perché tanto nascono i figli e secondo il decreto del faraone devono morire. Amad vegiresce tishto. Cosa fa Amram? Guida del popolo, divorzia dalla moglie. Il Rashi riporta, ma non nel dettaglio, qui vi porto proprio l'originale. Amad Amdukulan vegirshu en neshoten. Cosa hanno fatto tutti? Hanno anche loro a loro volta divorziato dalle loro mogli, visto che lui era la guida. Dunque lui quello che dava diciamo, l'esempio. Viene Miriam, Amra lo bitto, e la sua figlia gli dice, unica figlia che era Miriam, Abba, kashak zerat hayoten mishel paro. Sheparo gazar raka la scharin, ve ilu atta gazar ta la scharin, ve alla nekevo. Vediamo che vedete, chi conosce Rashi a memoria vede la differenza tra quello che riporta Rashi, i termini di Rashi, i termini originali della Gemara, che sono in più. Cosa ha fatto? Vedo che c'è la Mora Soshi, carissima amica di famiglia dall'albo dei tempi, da quando sono nata. Grazie Mora di essere con noi e di onorare mia sorella soprattutto. Allora, cosa fa? Siamo nella Gemara dove appunto... Consiglio di Miriam, Vehzira Amram Berof Pe'er, e dunque Amram riprende la moglie, questa volta, come abbiamo visto da Miriam, ma c'è anche, prima l'abbiamo visto da Miriam, adesso lo vediamo da Yocheved, dalla madre prima ancora, Berof Pe'er, e qui nel caso di Yocheved c'è un matrimonio fastoso, in pompa magna, e tutto questo perché? Che dele farsem shegzeratoni patlat, dice il Talmud. Per far sapere che il suo decreto è stato annullato. Hoshibaba Apirion, dunque la risposa con Apirion nel senso Rof Per, con tanto sfarzo, e questo Apirion era anche questo letto, spiega la Maran, dove si portavano le spose, un po' forse un po' quello come io immagino quello romano, no? Dove si sdraiavano, no? E sulla quale si portava sulle spalle la sposa. Aaron e Miriam, i due figli già nati, Merakdin Lefanea, ballavano davanti alla sposa, davanti alla madre in questo caso, Umal Ache Asharet, e gli angeli del cielo, Amru, dicevano, Ema Banim Smecha, madre dei figli, che è gioiosa. Dunque questo, bellissimo, ho voluto riportarvi testualmente questa Gemara, molto bella. Io chiedo scusa, devo lasciarvi. No, ci mancherebbe un goccio di guarda. La parte Hassidut te la mando registrata. Volevo che assaggiassi anche la Hassidut, però a altre occasioni in Bezrat Hashem, Betoch Simcha e Briut. Amen. Complimenti, grazie. Sei bravissima. Grazie, sei stata bravissima, complimenti. No, grazie a te per aver partecipato, mi hai molto toccato e Bezrat Hashem, ai tuoi shiurim. Grazie, siete fortunate che avete una maestra così. Grazie, ciao, col tu. Arrivederci. Muadim le simcha. Allora, grazie Zvi, grazie mille. E allora, intanto è entrata Chaya Graf Feschia, vedete? Che è la mia carissima amica, quando vi dico Shabbatot sono invitata spesso e volentieri e dormo e tutto il Shabbat, sono da Chaya, eccola qua. Shetibria Veshlema, che come vi dicevo prima, come vi spiegavo stasera mia sorella, dunque adesso sto parlando sul nome Miriam, ma ricordiamo, e come ho ricordato prima, adesso che è entrata anche Chaya, ricordo ancora che questa lezione è dedicata alle Ilui Nishmat Miriam Batrachel di Yeshua e Eliau Rafael Ben Levi Verachel. Levi, secondo le braccia. Ora, scusa, ti ho mandato anche un messaggio di
che è anche per mia nonna domani. Te l'ho mandato scritto nella chat. Sì. Ah, nella chat, perché non vedo. No, ah, l'hai mandato? No, non ho visto. No, non hai mandato. Ruth, ricontrolla perché non ho ricevuto niente. No? Rachel, Marisa, grazie mille. Ciao. Sì? Scusami, sono in giro, però ti ascolto. Vedo. Con la Cavod. Apprezzo sì, tantissimo. Un attimo. Tolgo l'audio, così non vi disturbo. Sì, un attimo. Mi puoi richiamare fra due secondi che tolgo il muto a una lezione. Ok, grazie. Ok, ci siete, ragazzi? Vabbè, poi mi mandi, Ruth, perché non ho ricevuto. Poi mi mandi così, così rileggo bene. Ok. Va bene, volevo a questo punto passare. Allora, abbiamo visto la Gemara testualmente, proprio il testo della Gemara. Adesso, parlando di Miriam, e adesso passiamo alla Shira di Miriam, quella che leggeremo di fatto, Bezrat Hashem, venerdì in Tempio tutti quanti, chi avrà la fortuna e la possibilità di essere in Tempio, chi se no da sola, e appunto la Shira di Miriam. Allora, nella Shira appunto di Miriam cosa vediamo? Ci sono tutti gli uomini, Mosè che rappresenta tutti, no? Che è alla guida, e vedo Maurizio Picciotto, Esther deve essere. Ciao Fredele, ho detto Soshi, ma sei tu Fredele. Un bacio, grazie millissime. Te vorrei, Miriam Batrachel, Lunishmat Yosef, Eliauben Ravlevi. Maurizio? Sì. Ah, sei tu, sei marito di Esther, dico bene? No, sono cognato no. Di Esther. Al cognato, pardon, benvenuto. C'era grazie. Zvi con noi fino adesso, però è andato, è del gruppo di Zvi. Sì. È del gruppo di Zvi. Benvenuto tra noi. Beato fra le donne in questo caso. Gli uomini entrano uno, così ognuno è beato fra le donne. No, ma un attimo, questo non è il gruppo di Zvi? No, è il mio numero. Sto dando un shiur in Unishmat mia sorella. Ah, solo che io volevo sentire quello di Zvi. Zvi non c'è stasera, è il mio stasera. Ah, questo stasera? Tutto sì. Mi dispiace, ma sono io. Permetti o devo scappare? No, puoi rimanere, dai. Grazie. No, sarà che mio zio, Sara, ciao zio. È lo zio di Nicola, attenzione, qui abbiamo ricongiungimenti familiari. Grazie. Maurizio, c'è tua nipote Nicola in family con noi. Ecco, Nicole. Allora, dicevamo, torniamo alla Shira di Miriam. Allora, la Shira di Miriam, c'è gli uomini che escono dall'Egitto, c'è questi grandiosi miracoli, e una volta che i miracoli sono avverrati, allora, e solo allora, precisiamo, gli uomini innalzano questo canto ad Hashem, che è il famoso Asiashir che avevamo accennato prima. Le donne invece, pronte già dall'uscita dall'Egitto, con i tupim, con le mecholot, abbiamo tra noi una laurea in musicologia e Lisheva, che ci può spiegare meglio, ecco, tutti questi strumenti musicali che si sono portate dietro dall'Egitto. Dunque loro, donne, con Miriam a capo, già pronte, prima ancora di uscire, sicure nella salvezza di Hashem, a differenza degli uomini, scusi l'uomo, ma così è. E dunque loro pronte, ecco perché anche ha una grandissima importanza. E allora, bellissimo punto che il Rebbe ci riporta, a proposito del Midrash Shmot Rabba, poi spiegato negli Alkut Shimoni, nella Parashat Beshalach, che non solo gli uomini con a capo Moshe, le donne con a capo Miriam, ma anche gli angeli, Malachi Ashare, volevano innalzare un canto di lode ad Hashem in questa bellissima, straordinaria e miracolosa traversata. Però cosa succede? Hashem li impedisce, no, un attimo, finché la Shira del popolo ebraico non si conclude, voi non potete cantare. Secondo un'opinione del Midrash, che Hashem ha detto loro che avevano dunque il permesso di cantare solo dopo non la Shira
di Mosè e degli uomini, ma di Miriam e delle donne. Prima Hashem voleva godersi, perché questo è il termine, la Shira delle donne, con a capo ancora Miriam. E infatti, se notate i termini del Pasuk, se andate a Shmot, capitolo 15, Pasuk 21, Tetvav Chav Alef, Vata'an Lahem Miriam. Chi ha imparato l'ebraico sa che femminile è la hen, con la non sofì. Visto che Miriam si rivolge alle, no, alle donne, deve essere scritto che Miriam rispose loro alle donne, dunque Vata'an Lahem. Invece se notiamo, nel passo che è scritto Vata'an, Vata'an Lahem, con la mem sofì, cioè maschile. E qui la spiegazione dice no. A chi ha risposto Miriam? Non alle donne, ma agli angeli. Natna reshut ve'amra shiru l'Hashem. È Miriam che dà il permesso agli angeli di cantare. Ok? Che questo la fa per capire il livello di Miriam. E perché, direbbe, ci chiede a proposito di Chassidut, come mai però questa shirah delle donne era accompagnata da cembali, da tamburi, da tutti questi strumenti musicali che, come abbiamo detto prima, avevano già pronti a portata di mano, sicure nella salvezza di Hashem. Dunque una gioia di fatto espressa in modo molto più forte, molto più sentito rispetto alla gioia dell'uomo. E qui il Rebbe entra, no, nella differenza un po' tra l'uomo e la donna, nel preciso madri e padri. Per quanto un padre può essere un padre straordinario, pieno di amore e di affetto per i propri figli, però la madre è la madre. E siccome, come sappiamo, appunto, il decreto più atroce che vigeva allora in Egitto era quello che ogni maschio che sarebbe nato doveva essere messo a morte, dunque in quanto madri, a parte la schiavitù che, alla quale erano assoggettati sia gli uomini che le donne, per chi non sapesse, le donne non meno se non più degli uomini, tra parentesi, ma a parte, perché un conto è la schiavitù, quella fisica, quello sforzo fisico che veramente distrugge fisicamente una persona, ma come tutte e tutti sappiamo, quello che distrugge di più in assoluto è il dolore morale, psicologico. Dunque è vero che erano tutti, uomini e donne ancora di più, assoggettate alla schiavitù fisica, ma emotivamente, psicologicamente, le donne di più, perché chiedere a una donna, prendere, non chiedere, non c'era nessuna richiesta, era un decreto, strappare dalle mani di una madre un figlio e ucciderlo è un dolore indescrivibile e inumano. E se ima baolam lo ti dà, come si dice appunto. Dunque, siccome il dolore era tale a tutti, sotto tutti i punti di vista, dunque fisico, morale, emotivo, per le donne molto più che per gli uomini, ecco perché anche la gioia era una gioia molto più sentita. E questo lo vediamo anche dal nome stesso di Miriam. Miriam, se lo scomponiamo in due parole, Miriam, Mem Reish, Mar, come il maror, l'amarezza, la schiavitù. Yam, Mir, Yam, Yam è il mare. Dunque abbiamo da un lato l'amarezza, dunque la schiavitù, la sofferenza, dall'altro abbiamo il Yam, abbiamo il mare. Quando uno nella vita soffre, patisce, subisce e poi arriva al Yam, al mare, è mai nella Torah, che è la Torah, che è la gioia, che è la tranquillità, la serenità, no? Quando uno vuole rilassarsi, dove va? Quando ha la possibilità, ovviamente, va e si mette di fronte al mare. Ed è un calmante conosciuto, no? Perché l'acqua che, come sappiamo, come ho detto prima, anche l'acqua, la Torah era rappresentata dall'acqua, come non si può vivere senza acqua, non si può vivere senza la Torah, così anche il mare che è formato da acqua, rappresenta la purezza, la santità, la kedushah, la tranquillità, la serenità. E quando è che uno vive appieno la gioia e tutto quello che ho appena elencato? Quando prima c'è il mar, quando prima c'è la sofferenza.
Ed è esattamente quello che è successo non solo a Miriam di persona che rappresentava ed era la guida delle donne, ma anche dunque a tutte le donne, a Miriam in particolare, che ce l'aveva proprio nel nome per indole. Parlando appunto di questa di ciò, volevo tornare adesso a mia sorella nel preciso, e per chi non l'avesse conosciuta e chi l'ha conosciuta mi capirà ancora di più. Tutte noi donne, tutti noi esseri umani, come abbiamo detto all'inizio, Kolechad Bishvilini Vraolam, per me Hashem creato il mondo. Benissimo, abbiamo una responsabilità, abbiamo una nostra missione, abbiamo il nostro scopo. Però, e quando si parla, ho detto mia sorella Miriam, era 30 anni, Shluha del Rebbe, a Kinshasa, in Congo, come decine o, beh, ormai sono Baruch Hashem, migliaia, le donne, mogli di Shluchim, un mondo. Dunque, era Shliha, che è qualcosa di grandioso, assolutamente, ma come tante altre. Cos'è che si può dire di unico, di speciale di mia sorella? Ci sono diverse cose, ma vi voglio soffermare su due in particolare. Una è l'umiltà. Noi parliamo tanto dell'umiltà, della sottomissione, quando studiamo ogni giorno, nel Tania, nella Hasidut, bellissimo, importantissimo. Quante persone sono veramente umili? Quante persone sono totalmente sottomesse alla volontà di Hashem al punto di, perché come dicevo anche prima, sì, ci sono tante shluchot nel mondo, ma un conto è essere shluchà a Champs-Élysées o a Milano, un conto è essere shluchà in Congo. In condizioni, non condizioni, quando ci sono delle des émeutes, come si dice in francese, e mi ricordo benissimo mia sorella incinta di suo figlio, che adesso lui stesso è padre di due bambini, Sheba Rive Shalem, che ha dovuto scappare dal Congo, a Kinshasa, con l'aereo, proprio come dalla guerra, pericolo di vita, non una, non due volte, stava anche per perdere il bambino, e condizioni proprio quotidiane di vita inimmaginabili, dove la malaria, infatti lei, malgrado appunto, oggi purtroppo capiamo benissimo questo concetto, che malgrado cioè chi avesse fatto la vaccinazione, però come per esempio il Covid, non vuol dire che sei immune totalmente, che non puoi essere, diciamo, prenderla e essere colpito. Così anche lei, aveva ovviamente fatto anche lei la vaccinazione contro la malaria, ma purtroppo si era malata di malaria e questo ha avuto gravi condizioni. Poi nel corso della sua vita ha avuto tantissimi per anni problemi di salute. Problemi di salute che ha sempre nascosto, perché tra le cose straordinarie, non solo questa umiltà vera, profonda, sincera, infatti quando c'era Kinus HaShluchot, no? Che una volta l'anno c'è Kinus HaShluchim, tutti i Shluchim del Rebbe nel mondo che vanno a New York e si incontrano, così anche dalle donne, lei evitava le grandi serate perché lei, essendo in Congo, era una delle Shluchot più importanti nel senso di difficoltà. E lei proprio scappava, non andava, perché ma non quella falsa, c'è anche la falsa umiltà, ma posso dire ad alta voce che era una, poi forse Silvia Risceva ci racconterà anche di suo marito, una no, se, vera... Se vuoi, adesso mio marito ha il telefono, ma se volete tolgo la mia immagine e se volete una testimonianza di mio noi marito... Noi vogliamo. Lui parla francese, però... Magari tutti un po' capiscono. Sì, francese. Adesso al telefono poi te lo chiedo. Ok, allora quando è libero sentiamo molto volentieri. Sì. Allora dicevo due qualità particolari. Allora, l'umiltà vera e propria è qualcosa di anche molto straordinario. Noi tutte figlie, come tutte le figlie del mondo, chi molto più, chi meno, ma tutte quando abbiamo un problema, questo altro, a chi non si chiama, con chi non si parla, se non con la mamma. E sempre dico chi più chi meno, ma è la cosa più normale del mondo. Invece mia sorella per anni ha tenuto in cuore di tutto di più, problemi gravissimi di salute che aveva prima ancora del brutto male e di tutto nella vita, e assolutamente, purché non arrivi niente a mia madre. Quando si parla di rispetto di padre e madre, no, che non è per niente evidente, parlavamo con la Soshi prima, e veramente si può dire che mia sorella in questo era straordinaria, che per anni, e
Dio se non aveva bisogno veramente di un conforto, di un appoggio e di una madre, e il conforto di una madre è unico, non è remplaçable, come si dice, rimpiazzabile da niente, da nessuno. Ecco, se ti interrompo, scusa, che mio marito, se vuoi... Certo, certo, sentiamo. Tolgo però il video perché... Sì, va bene, se non vuole farsi vedere, lo sentiamo. Ecco. Guarda Miriam Ventolila. Oui, oui, on vous entend. On vous entend. Je suis Sarah, hein? Je voudrais bien entendre di prima persona, come on dit, vous avez vécu avec ma soeur plusieurs périodes de votre vie, quand vous avez vécu à Kinshasa, vous avez connu ma soeur personnellement et on voulait entendre quelques mots. Ok. De vos souvenirs avec ma soeur. Une minute, il y a Elisheva qui est en train d'arranger quelque chose, ok? Une minute. Alzando, aspetta che alzo il volume, scusami. Ecco. Voilà. Ok, je m'appelle Eddie Eliani, j'ai travaillé au Congo pendant 33 ans. Et j'étais au Congo bien avant que Rabbi Shlomo arrive au Congo. J'ai connu Rabbi Shlomo quand il est venu pour ouvrir une ketana pour Chabad. Il n'était pas encore marié. Waouh, ça je ne savais pas. Et puis, Baruch Hashem, dans ce temps-là, le rabbin de Kinshasa, malheureusement, venait d'être niftar. Et puis, on cherchait un rabbin. Et puis, éventuellement, le Rebbe a dit, a donné une bracha à Rabbi Shlomo, après qu'il s'est marié, d'être le shaliach au Congo. Et c'est comme ça que j'ai connu. Quoi. D'abord, j'étais le seul à étudier avec Rabbi Shlomo. Il n'y avait pas beaucoup de gens au Congo dans ce temps-là qui portait même une kippa. Les gens croyaient que moi, j'étais un fou quand je me baladais en kippa dans mon travail, entre mon bureau et mes affaires. Et éventuellement, quand ils ont déménagé et ils sont venus au Congo, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que c'était d'abord une chavruta, c'était Shabbat, c'était tout ce qui était... De continuer à être un bon juif dans un pays lointain, loin de ma famille, loin de tout le monde. Et ben, bien sûr, j'ai connu tous les Shabbats. Quand j'étais là-bas, les Shabbats, je n'étais pas là-bas tous les Shabbats, mais j'étais au moins deux Shabbats tous les mois à Kinshasa. Et les deux Shabbats, Rav Shlomo et Myriam Alea Shalom, elles me donnaient une chambre chez eux pour pas que je marche de mon appartement trop loin et dormir là-bas. Et je me levais le matin de bonne heure pour étudier moi-même ou avec Rav Shlomo. Et les enfants étaient là en train de me parler, spécialement Tosha, qui était très proche de moi, comment ça s'appelle. Et j'étais très proche de... J'étais très proche de Myriam. Myriam, pas rien que moi, mais tout le monde était proche de Myriam. Le sourire, l'accueil qu'elle donnait à tout le monde, c'était quelque chose de vraiment très spécial. Je veux vous dire que moi, je prie pour elle aujourd'hui tous les jours. Tous les jours. Et quand je suis en contact avec Rav Shlomo, je ne parle que d'elle. Et voilà, elle m'a rendu des services énormes. Comme elle travaillait comme secrétaire personnelle de l'ambassadeur d'Italie au Congo. Oui, et puis j'avais beaucoup besoin de papiers, de choses que je faisais venir d'Italie. Elle me faisait toutes les facilités. Elle me faisait des rendez-vous. Elle me faisait des... Elle m'arrangeait tout ce qui... Une seconde, je vous arrête. Graziella, mettiti in muto perché sentiamo il sottofondo. Mettiti in muto e grazie per essere entrata, carissima. Grazie. Allez-y, no, parce qu'avec le bruit, ça dérangeait, j'arrive pas. Okay. Allez-y. Okay. Alors, comme je dis, alors Shabbat, des fois, il y avait jusqu'à 100 personnes chez elle.
tous les Shabbats. Elle était là, souriante, en train de parler avec tout le monde. Et l'accueil était incroyable. Tout le monde venait là lui parler, tout le monde s'assoyait autour d'elle et discutait des choses. Elle était très cultivée aussi, problèmes. Pas seulement Torah. Elle était très cultivée. Oui, ah oui, oui, c'était vraiment une femme extraordinaire. Je veux vous dire qu'il y a eu une famille au Congo qui était, c'est pas, ils étaient anti-religieux. Ils pouvaient pas se sentir des religieux. Quand ils me voyaient moi avec la kippa, ils se moquaient de moi. Wow. Éventuellement, wow. Grâce à Myriam, ils ont fait tchouva, toute la famille. Wow. Et un des enfants est aujourd'hui ami Rechive, en train d'étudier. Ça fait 8 ans qu'il est là-bas. Mais toute la famille est devenue religieuse, a fait Alia. Ils habitent ici maintenant. Wow. Imagine, ils se moquaient de nous. Ils se moquaient de nous. Alors, c'est pas rien qu'une personne, plusieurs personnes. Je peux te citer des noms, le président de la communauté aussi, qui était marié avec une Goya éventuellement. Elle a arrivé à la faire, mamache, lui faire un girut gertzedek, tout ce qu'il fallait. Wow. Voilà, moi jamais je peux oublier votre sœur, parce que vraiment, j'ai vu des miracles là-bas, dans ce, comment ça s'appelle, C'est très simple. Si Rav Shlomo et la rabbinite Myriam n'auraient pas été au Congo, je crois que la communauté juive aurait terminé d'être juive. Il n'y aurait plus de juifs, parce que tout le monde se mariait qu'avec des goïmes. Alors, grâce à eux. Grâce à eux, Baruch Hashem, voilà, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils continuent à faire jusqu'à aujourd'hui. Moi, je vois tous les vidéos qu'on m'envoie et j'entends les shiurim de Binyamin, le fils de Myriam. Oui, le fils d'Aaron, il est très très fort, très profond, Baruch Hashem. Hashem, formidable. C'est... Il était difficile pour eux, non, faire les shlokim là-bas. Exactement. C'est très difficile, très difficile. À ce propos, Morarivki Hazan ci sente? Morarivki? Vediamo se la Morarivki ci sente. A questo proposito, perché Myriam, elle éduquait ses enfants seuls au Congo, il n'avait pas d'école juive. Et il les envoyait à l'école de Morarivki, ici à Milan, oui. Qui est monté avec nous, oui. Morarivki Hazan. Et oui. Saluto anche, un abbraccio fortissimo anche Nanette, che apprezzo tantissimo, che è entrata con noi. E Nanette Hayoun, un abbraccio forte, grazie Nanette. C'est Ivria. Moadim le simcha. Ah, des commencements quand il était difficile d'être shlokim. Et bambini, filles, les enfants arrivaient à Milan, et dans l'école de Rivki, de Morarivki, que peut témoigner qu'ils n'étaient pas seulement moins du niveau de l'école, mais même plus peut-être. Et tout ça, c'était l'éducation de ma sœur et son mari. Elle a commencé l'école, ça faisait le Talmud Torah qu'elle a commencé en bas, et puis ça faisait plaisir juste d'ouvrir la porte et de regarder les enfants en train d'écouter, en train de la voir, en train de discuter. Jamais j'oublierai, c'est de très bons souvenirs. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Mais merci beaucoup. Je vous merci en prie. Beaucoup. Et j'apprécie. Amen, 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 amen. J'apprécie beaucoup que vous avez condiviso avec nous, non, cette expérience personnelle avec ma sœur. Et que je dis Badou le Chaim Tovim. Arukim, Esmerim, avec vos femmes, Elisheva, Sylvia, les Arukim, les Shlombay, Mouchlam, les Parnassa, les Chefa, Amen, 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 Kani, Ratson, Bazrat Hashem. Les Goufrem, Ouvenavchechem, Amen. Amen. Merci à vous aussi. Bye. Salute à vous. Amen, Amen. Alors, comme avete visto, spero che tutte o quasi tutte abbiate
capito il francese, chi no mi fa un segnetto. E comunque ha ricordato la sua esperienza personale con mia sorella, essendo stato per diversi anni per lavoro a Kinshasa. Dunque ha raccontato di queste, ebrei antireligiosi, allergici alle religioni, che grazie a mia sorella, tramite mia sorella, hanno fatto teshuvah tutta la famiglia, hanno un figlio adesso in yeshiva, e di questo Talmud Torah meraviglioso che organizzava, e di come ha cresciuto i figli senza scuola ebraica, e comunque a livello non da meno, se non di più, di chi manda i figli nelle scuole ebraiche religiose, come appunto la Mora Rifke, che è adesso con noi, che ci onora della sua presenza e che ha conosciuto molto bene mia sorella da quando, da sempre, perché con i Garelli siamo nati, e come anche Fredele, Sheikhevitz, siamo tutti una grande bella famiglia, Baruch Hashem. E volevo, allora, come vi ho detto, volevo concludere, per quanto sì, con mia sorella, e passare appunto qualche parola su, su anche Cheschia. Volevo anche dire che, allora, dicevamo proprio perché, dunque, mia sorella, a parte essere stata figlia di Rav Haddad e Morà e Rabbanit e Shlucha del Rebbe in Congo, in Africa, nel cuore dell'Africa, con tutte le immani difficoltà che impensabili neanche, che però noi sappiamo di famiglia, e tutto ciò, niente rispetto alla sua umiltà vera, sincera, profonda, alla sua grandissima cultura nell'ambito sia ebraico che non, e del suo tenere a cuore il prossimo e soprattutto la mamma. Infatti, quando era molto molto grave, tutti noi, fratelli e sorelle, abbiamo pensato tutti la stessa cosa: non potrà succedere il peggio, perché questa prova a mia mamma, nessuna madre mondo, mi direte, certo, ma mia madre in particolare, se si può dire così, impossibile, è una prova che mia madre non potrà sormontare, cioè se lo sa muore sul colpo, cioè, eppure, infatti, nella Shiva stessa mia mamma diceva: ma sto mangiando, ma sto dormendo, cioè lei stessa non capiva come faceva a mangiare, a dormire. E io mi ricordo che le dicevo: mami, Miriam tutta la sua vita ti ha protetta, non ha mai voluto che ti si raccontasse niente di lei o di qualsiasi cosa che potesse turbarti o provocarti qualsiasi dolore anche minimo, e adesso più che mai ti sta proteggendo. E vi dico, ve lo dico ad alta voce, non lo dico per modo di dire, ma che mia madre è rimasta viva da un anno e questo perché mia sorella continua a guardarla e a proteggerla dall'alto. E vi devo raccontare un aneddoto che mi ha raccontato proprio qualche ora fa la Mora Soshi Sheikhevitz, che mi raccontava adesso di questo grande tzaddik, non mi ricordo però il nome, scusatemi, poi chiederò, forse Freide le sa, che aveva questo alunno, questo studente in yeshiva, che era non, diciamo, quasi la perfezione, se si può dire, intelligente, serio, geniale, positivo, educato, insomma talmente straordinario, che aveva addirittura pensato questo tzaddik che questo alunno avrebbe potuto succedergli proprio, cioè dunque era il Ramban, giusto, brava, grazie, il Ramban, niente poco di meno. E come ho fatto a dimenticare, non lo so, sarà l'emozione di oggi, una giornata molto molto forte per me, come potete immaginare. E non che non dimentico tante cose, vabbè, tra parentesi. Allora, grazie, il Ramban, dunque parliamo di un gigante come il Ramban, che voleva nominarlo suo successore, talmente era veramente appunto erudito e straordinario. E a un certo punto però questo studente si ammala, e si ammala molto gravemente, appunto che era chiaro che non ce l'avrebbe fatta. E il che Ramban si rivolge a questo studente e gli dice: ti supplico, prima di lasciare questo mondo, ho una richiesta. Quando salirai da Hashem, chiedili il perché ti ha preso. E torna in sogno, o vedi tu come, e dammi una risposta. Questo studente purtroppo è mancato,
e dopo, come promesso, è venuto alla Ramban, che sono ricordo se era in sogno o altro, e gli ha detto, ah, quando l'ha rivisto, Ramban dice, allora, cosa ne è della mia risposta? Dice, quando sono salito su, non c'era più la domanda. Non che non c'era la risposta, ragazzi, non c'era più la domanda. Molto, 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 molto forte. Questo anche per te, René, che hai perso tuo marito, l'Einun Nishmato, hai perso tuo figlio, l'Einun Nishmato, e per tutti che hanno perso dei cari, che abbiamo tante domande. Sempre la domanda c'è, ma perché siamo qua? Siamo in questo mondo della Assia, di cui tanto abbiamo parlato nel Tania, questo mondo così inferiore, così materiale. Ma chi sale nei mondi celesti? Non che non ci sono risposte, non ci sono non c'è neanche più la domanda. Noi però chiediamo a Kadosh Baruch Hu, in questo sacro giorno straordinario, Erev Shvi Shel Pesach, che si arriva al culmine, l'apertura dunque del mare, dunque di tutte le difficoltà, che Hashem porti la Geulah, Pratik, la Lit, e che Hashem veramente dia a tutti noi, alla famiglia Haddad e alla famiglia Cheschia, che anche loro stasera, avete visto prima, c'era Chaya con noi, tanto conforto e solo, solo brachot v'atzlachot. A proposito di Cheschia, anche qui tante come Rachele Sutton, Shaikevitz, la Mora Rifki, io forse sicuramente anche Nanette, tanti di noi ricordiamo Eliau, Rafael, Ben Levi, fratello della mia compagna di classe per 20 anni, Miriam Shetibadere Kentovim, che molto giovane, purtroppo anche lui ha avuto il butto male e che è venuto a mancare, Eliau, un'anima pura, pulita, buona, un ragazzo straordinario che purtroppo ci ha lasciati fin troppo in fretta, ma ancora una volta. Non sappiamo perché, solo Hashem sa. E noi chiediamo a Hashem di darci la Geulah, appunto la redenzione, dove, come dicevo prima, Yevulam Avetlanetza, a Kitsu Veranenu Shokneafar, che tutti i nostri cari, tutte le persone a cui eravamo legati, possano tornare a noi con la Geulah, con la Bracha, con la Hatzlacha, con la Briut, e che veramente ci possiamo anche sempre incontrare, rivedere non solo su Zoom, anche ormai Baruch Hashem di persona, e condividere solo gioie, solo buone cose. Adesso è entrata, a proposito di compagna di classe da una vita, è entrata la mia ex compagna di classe Menucha Gansburg, che conoscete, la mamma, la Morabela, che spesso entra nel nostro shiur, e questa è Menucha, Menucha la mia compagna, anche lì da 0 a 20 anni, Baruch Hashem, benvenuta Menucha. Però da New York, Menucha è da New York, Cetibria, apprezzo tantissimo, lei anche ha conosciuto benissimo mia sorella, ha conosciuto Eliau anche, Cheschia, Tienishmato Bitzrora Bitzrora Chaim, Yezi Chorobaruch, e veramente che questa luce, voglio concludere con la luce. Allora, abbiamo parlato di Miriam Efrat, abbiamo parlato di Azuva, di Pua, abbiamo riportato testualmente la Gmara, una sicha del Rebbe, e concludiamo con Moshe Rabbeinu, come ovviamente che è la guida, proprio questi giorni abbiamo studiato nel Tania insieme, che ognuno di noi ha questo nizzoz di Moshe Rabbeinu, questa scintilla di Moshe Rabbeinu che è in noi, a parte la guida che rappresenta proprio Moshe Rabbeinu della generazione, ma anche noi nel nostro piccolo, ognuno di noi. Allora, voglio concludere con la luce, con la Or, come, ecco, di proposito, e a proposito di Moshe Rabbeinu. Allora, noi sappiamo che quando è nato Moshe, c'era questo or che ha avvolto la casa di Moshe quando è nato, e secondo sempre il Talmud, questa volta di Masechet Chagigah, da Fiut Bet Amud Alef, cosa è riportato? Ha'or she'haya beledato shel beledat Moshe hu otto ha'or she'haya beseshet ime bereshit ve'gnazo Hashem datid lavo la tzadikim.
Dunque, questa luce di cui si parla su Moshe Rabbeinu quando è nato è la stessa luce che Hashem aveva messo in Gnisa da parte e per poi rivelarla, ridarcela, Bezrat Hashem, renderla di nuovo prestissimo, adesso con l'avvento messianico, con l'avvento di Mashiach che verrà molto presto. E dunque abbiamo Moshe Rabbeinu che nasce, dunque per concludere appunto, grazie a Miriam, dunque siamo nella festa di Pesach, dove si parla molto appunto di Moshe Rabbeinu, di Israele, ma la figura femminile di Miriam appunto è molto sentita, perché dietro alle quinte, dietro a tutto c'era Miriam, grazie a lei è nato Moshe, grazie al suo consiglio che abbiamo visto prima testualmente nella Gemara, grazie al suo Messirut Nefesh letteralmente, perché se riflettiamo un minuto, cioè non so se avete capito, siamo il faraone decreta che ogni maschio deve venire, deve essere messo a morte, e queste due ostetriche osano, perché è proprio questo il termine, che non era un oltraggio di più contro il decreto del faraone, non solo non uccidono questi bambini maschi, ma una abbellisce, l'altra canta. Dunque era, diciamo, andare incontro a morte sicura. Eppure Yocheved e Miriam non hanno paura del faraone, ma hanno timore di Hashem. E qui Vayasla e Matin, come sappiamo tutti, Hashem le ricambia con queste case di Terunna, di Levia e di Malchut, dunque dal quale discendono appunto i re e i Kohanim e i Levim, da Yocheved e Miriam, giustamente. Più che meritato si può dire. Dunque la figura della donna anche in questa festa, dunque non solo Purim dove c'è Megillat Esther, no? Dove la protagonista assoluta diciamo è Esther, ma anche a Pesach ancora una volta noi donne siamo protagoniste, dobbiamo sempre ricordarlo che siamo protagoniste e che abbiamo un'enorme responsabilità verso i mariti, verso i figli, verso i nipoti, verso i conoscenti, verso i parenti, verso tutti coloro che ci circondano, e essere coscienti della forza che Hashem ci ha dato. Infatti, a proposito, appunto, per concludere, Moshe Rabbeinu, che ci ha dato la Torah, ce l'ha data su un monte, perché era il monte più basso per esprimere sottomissione, umiltà, appunto. Però, a questo punto, perché non è stato dato su una pianura? Allora, come Rebbe spiega molto bene, la Sikha, che no, comunque doveva essere un monte, perché Hashem ha dato a noi tutti e tutte in particolare delle qualità, delle doti, dobbiamo essere coscienti di questi doni che sono le nostre doti e svilupparle al massimo e sempre incanalarle ovviamente in quello che è santità, Kedushah, Torah e Massim Tovim. Dunque come mia sorella e come nella brevissima vita di Eliyahu ben Levi, breve ma intensa, che è mancato più di 30 anni fa, ma che lo ricordiamo con immenso affetto, ho delle immagini quando andavo a trovarlo, una luce anche lui, una bontà. Tieni Shmatan Tzururavit Zororachaim, Yezichram Baruch, e che io Melitze Yosher, come si usa dire da noi, che portino Baracha e Atzlacha a tutti noi che siamo ancora sulla terra e che non li raggiungiamo, ma che sono loro a raggiungerci con la risurrezione dei morti prestissimo con Mashiach. Muadim Vesimcha, Chagim Uzmanim Vesasson, giorno di grande gioia, di pesa, Chag Sameach, con gioia, con felicità, con serenità. Amen. Amen. Ho visto la mia ex compagna, nonna anche lei, che sembra una ragazzina. Esatto. Nonna, molto prima di me. Menucha, bellissima. Ciao carissima, come stai? Spero tutto bene. Bello vedere le amiche d'infanzia, soprattutto quando non ci si vede tanto tempo. Baruch Hashem. Questo è comunque qualcosa di positivo ha fatto, anzi tanto, per noi di sicuro, Baruch Hashem. Ragazze, buonissimo, buonissima festa. A domani.